Ci troviamo davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Alessandria, dove tra poche ore sarà allestita la camera ardente con le tre salme dei Vigili del Fuoco che hanno perso la vita nella notte tra lunedì e martedì nella tragedia a Quarniento. Domani mattina alle 11 in Duomo i funerali solenni. Funerali che saranno officiati dal vescovo gallese, Monsignore Gallese, e funerali che vedranno la presenza anche di molte alte cariche dello Stato. Per il momento c'è la conferma del Ministro della Pubblica Istruzione, ma si sta lavorando in prefettura ad Alessandria per raccogliere tutte le adesioni dei vari ministri che arriveranno qui ad Alessandria per rendere omaggio ai tre eroi alessandrini. Intanto c'è una novità che riguarda il filone delle indagini. Poco fa il procuratore capo della Repubblica Enrico Cieri, parlando con i giornalisti, ha detto queste parole: bisogna capire se le indicazioni fornite, sta parlando ovviamente della famiglia Vincenti, che era la proprietaria della cascina andata distrutta nel corso della deflagrazione, vi dicevo, bisogna capire se le indicazioni fornite sono significative. L'episodio non si inquadra nelle ripicche di vicinato. Sapete che c'era stata la questione, si era parlato del fatto che la famiglia proprietaria della cascina avesse delle questioni in sospeso con qualcuno. Addirittura la notte dell'esplosione, nel corso della telefonata che un vicino di casa aveva fatto proprio al proprietario della cascina, lui avrebbe detto: mi hanno fatto un dispetto. Queste erano le voci che erano circolate, ovviamente non confermate, comunque a testimoniare che qualcuno ce l'avesse proprio con il Vincenti o i Vincenti. È una cosa, continuiamo con la dichiarazione del procuratore, è una cosa molto più grave, anche preordinata. Chi l'ha fatta voleva uccidere. C'è stata volontà di commettere il fatto, si è agito non certo per un impeto di ira. Queste le parole che lasciano intravedere quella che potrebbe essere già una prima pista di indagine per arrivare alla verità. Ieri intanto sul corpo dei tre vigili del fuoco si è svolta l'autopsia. Sono tanti gli interrogativi ai quali si vuole dare una risposta. In primis se sono morti a causa delle macerie e quindi per le ferite riportate, oppure se sono morti di asfissia per la polvere che possono avere respirato. Due filoni di inchiesta sui quali si sta indagando: il primo, crollo di edificio, e poi l'omicidio plurimo. Ma sarà anche determinante capire il motivo per il quale all'interno della cascina si trovavano delle bombole di gas. Chi ovviamente ha messo questi timer a cadenza che hanno poi determinato due scoppi, e soprattutto come, in quale modo sono entrate le persone o la persona che ha messo di fatto queste bombole. Ieri era al vaglio degli inquirenti, non sappiamo ovviamente ancora gli esiti perché sono al vaglio soprattutto del RIS di Parma, che sta analizzando i pezzi di vetro rinvenuti per capire se si è entrati nella cascina rompendo un vetro e quindi con un ingresso forzato, oppure se i vetri sono stati infranti a causa della deflagrazione. Continua intanto qui davanti alla caserma di Corso Romita il pellegrinaggio di gente comune che vuole lasciare un piccolo fiore oppure anche semplicemente recitare una preghiera per ricordare Matteo, Marco e Antonio. Le salme tra qualche ora, come vi dicevo, raggiungeranno la sala all'interno dove sarà allestita la camera ardente, attualmente in
preparazione. C'è ovviamente tanta commozione per ricordare questi tre eroi che vanno ad aggiungersi purtroppo alla lunghissima lista di vigili del fuoco che nel mondo, in un atto di grandissima generosità, hanno dovuto fermare le lancette dei loro orologi. Fra le tante testimonianze di affetto e di vicinanza ci sono anche delle associazioni che arrivano dalla Liguria, da Genova precisamente, che hanno vissuto la tragedia del Ponte Morandi. Siamo venuti qua oggi a portare la solidarietà a questi tre ragazzi che sono morti e che hanno anche collaborato alle ricerche del Ponte Morandi. Ci dispiace molto, e sono delle cose ingiuste che non dovrebbero mai capitare. Il dolore è ancora vivo? Certo. Lei chi ha perso nel Ponte Morandi? Mio fratello, mia cognata e mia nipote. Siamo qua per stare vicini a questi tre eroi, alle famiglie. Noi siamo sempre molto vicini come associazione no profit alle istituzioni, qualsiasi si siano, e ci sembrava doveroso venire qui a dare comunque il nostro conforto morale e non solo.